Bentrovati, un appuntamento particolare per gli amici, per coloro che seguono Telepace. Ci troviamo in una cappella di una scuola, le scuole Braida Gabbia e ABC, qui di Verona. Ospite di questo incontro, l'abbiamo proprio trovato sul posto del lavoro, lui è cappellano di queste scuole, è Don Ermanno Tubini. Don Ermanno è anche il curatore di un libro da poco uscito per la casa editrice Verona Fedele, dedicato a un personaggio, un sacerdote molto amato a Verona e non solo, Don Ferdinando Rancano. Il libro curato da Don Ermanno si intitola Un somarello e la sua storia. E come sempre quando si parla di libri, la prima curiosità che viene è: perché il titolo? Perché questo titolo, Don Ermanno? Possiamo dire che Don Ferdinando si considerava un somarello. In verità non un asino, non si immaginava un asino. Quindi non in senso dispregiativo? No, affatto. E lo vedeva come un animale allegro, simpatico, laborioso, con poche pretese, capace anche di portare pesi. E lui pensava di essere un po' un somarello, che la sua vita appunto fosse stata la vita di un somarello. Pertanto racconta la sua storia, che è la storia di un somarello. E già questo ci aiuta a capire che questo libro è un libro che racconta la storia di Don Ferdinando Rancano. Lei l'ha conosciuto? Sì, l'ho conosciuto, direi che è stato molto importante nella mia vita. Se volete vi posso anche dire qual è stato il primo momento in cui l'ho incontrato, perché succede appunto che le prime impressioni, i primi incontri sono importanti, possono essere fondamentali. Quindi non l'ho incontrato in una canonica, non l'ho incontrato in una chiesa, l'ho incontrato a casa sua. E non ero solo, è un gruppo di amici, sul finire del liceo, andavamo lì dopo, di solito il sabato, andavamo lì dopo la scuola, mangiavamo qualcosa e poi andavamo lì ospite suo. E l'immagine è quella di lui, giovane ancora, una trentina d'anni, e silenzioso e attento, anche perché lì c'era un gruppo di giovani leoni che avevano molto da dirsi, che davano piuttosto sul colto, quindi capaci di parlare di letteratura, di tutte le cose importanti del mondo. E lui che se ne stava tranquillo, zitto, però non sempre zitto, sorridente, interveniva in un modo bonario, in modo molto intelligente, molto opportuno. Cioè non era un sacerdote invadente, non che i sacerdoti siano tutti invadenti, però certamente mi è sembrato che controllasse molto la situazione, che fosse la persona di riferimento per loro, un po' il leader del gruppo. Così lo vedo, anche se devo dirvi che c'è stato un momento in cui ho corso un rischio di interpretare male quello che appariva come la sua bontà. Mi appariva come un sacerdote interessante e buono. E l'errore che potevo fare era che si trattasse di un certo tipo di bontà. La bontà di chi ti dice di sì, che ti viene incontro, che ti fa vedere come ti apprezza. E invece, a mio rischio e pericolo, mi sono accorto che non era così, perché un giorno l'ho messo in condizione di farmi vedere che la sua bontà era una bontà forte. Io dovevo prendere una decisione importante e ci avevo pensato, lui la sapeva, la conosceva, perché appunto era diventato il mio direttore spirituale. E è arrivato il momento in cui sapeva che dovevo decidere e mi disse quel giorno, era un sabato, posso dirvi anche perché gli avvenimenti importanti rimangono anche con la data, era il 3 dicembre del 1960, mi dice: allora hai deciso? Eh sì, ho deciso. Però ho aggiunto quello che non dovevo aggiungere. Però non subito. Lasciamo passare un po' di giorni. E la risposta? La risposta è stato uno sguardo.
che poteva dire sei un vigliacco, oppure poteva essere sei stupido. L'effetto è che mi sono svegliato. E ho detto, non sei più un ragazzo, dai. E infatti ho deciso. Quindi una persona che è stata determinante per la sua vita, per la sua storia. Indubbiamente molto. È passata questa immagine del sacerdote buono, del sacerdote attento, presente, disponibile, perché nel libro, ma anche nei racconti delle persone che lo hanno conosciuto, emerge anche questa immagine della disponibilità. Sì, questo senz'altro lo dipinge, e ho avuto modo di incontrare tante persone quando ho dovuto mettere mano al libro. Ho voluto incontrare tante persone, ne ho incontrate veramente tante. E direi che la disponibilità, la generosità, l'affetto, l'entrare nelle tue cose, nel prenderti carico delle persone, si prendeva sulle spalle il problema. C'è una signora che dice, c'ho un mio congiunto in ospedale, non riesco a trovare il cappellano, vengo io. C'è una situazione familiare critica, li vado a trovare. Quindi questo era diciamo, il suo stile di vita e di approccio con gli altri. Devo dire che c'è stato un momento in cui quest'uomo, questo sacerdote che sentiva la pena delle persone, dei loro problemi, sempre con molta serenità, dava sempre molta pace, non drammatizzava mai, perché era un uomo di speranza, credeva molto nell'aiuto di Dio. Però è vero che un giorno io ho pensato, Ferdinando sta sentendo pena di sé. In questo momento la pena è rivolta a se stesso, e il motivo è stato questo. Un giorno di ottobre del 73, del 1973, muore sua madre. Io ero a Milano, però non potevo non partecipare al dolore di questo che era oltretutto un grande amico. Era diventato nel tempo un grande amico. Per cui mi sono precipitato per stargli vicino. C'è stata la messa funebre e poi abbiamo portato il corpo della mamma nel cimitero. E lì c'è il momento toccante quando viene presa la bara, la si mette nella fossa e si butta la terra. E in quel momento io che gli stavo vicino ho sentito che c'era qualcosa, come un'emozione forte. E quasi senza che avessero finito, ha cominciato ad allontanarsi. Allora io ho cercato di andare con lui, però molto spesso ci si esprime con sguardi. È stato uno sguardo appunto di pena e si è allontanata. E io ho adesso l'immagine di lui che si muove in quello spazio solitario, grande, del cimitero. Ed è stato il momento in cui ho pensato, Ferdinando in questo momento ha pena per sé. Tra l'altro la mamma, un personaggio importante per la sua vita. Un personaggio molto importante per la sua vita. E, è tutto raccontato nel libro. Una donna di 29 anni che ha già un bambino di 2 anni, Ferdinando, Assunta, la sorellina piccola, distanziati poco più di un anno, e nella notte, questo è toccante il racconto di un Ferdinando, del ragazzino, che dice non era mai successo, incominciai a chiamare papà, a chiamare papà, a chiamare papà. E che cosa era successo in quella notte? Che il papà, che lavorava al cementificio di Tregnago, in una notte di tempesta, lui pensò che c'era una cosa che era rimasta e che non doveva rimanere così. Si è mosso nella notte, conosceva bene i percorsi, però... Un incidente. Un incidente, cade.
e muore. Muore a distanza di alcune ore. L'ostazio della mamma, Maria, 29 anni, con due bambini e con la responsabilità di fargli crescere una persona non indigente, ma insomma è una famiglia povera, però una persona che gode la fiducia del suo ambiente, tanto che quando aprono un ospedale a Trignago contano su di lei come infermiera. E qui Don Ferdinando racconta il dramma di questa mamma buona che è pressata dal suo lavoro, è l'unica infermiera, grande senso di responsabilità, sa che non può abbandonare i malati, però sa al tempo stesso anche che ha due figli. Quindi lui sente l'amore della mamma e molto spesso sente la solitudine. C'è una pagina toccante quando a 7 anni lui si trova appunto in un ospedale perché, fra parentesi, è una vita tormentata sotto il profilo della salute. Anche, diciamo, è stato provato in modo importante, grave, molto grave, fino alla cosa che più gli ha pesato, però senza farlo pesare, la cecità, proprio negli ultimi tempi. E qui c'è un'immagine che ho, perché negli ultimi tempi l'ho seguito io. Si sono invertite le parti. Io che sono stato il ragazzo che riceveva la direzione spirituale, poi in un secondo momento sono io che lo aiuto. E quindi con me si confidava, mi diceva le cose che non poteva dire, perché non voleva far pesare niente a nessuno. E quindi quella sera, 4 giorni prima che morisse, 5 giorni, mi disse: sai, Ermanno, quello che mi costa è la cecità. La casa la conosco, sai, quindi mi muovo. Però non distingo più il giorno dalla notte. Però, questo era molto lui, molto soprannaturale sempre, però l'orientamento ce l'ho qua, segnando il cuore, perché voglio bene a Dio, mi orienta lui. E poi dal momento che nel suo studio aveva un armadio in cui poteva celebrare la messa e aveva addirittura, perché è un permesso che si concede in questi casi, il Santissimo, l'ostia grande nell'ostensorio, dopo avermi detto nel cuore l'orientamento, e l'altro orientamento è lì. Volendo aggiungere, c'avevo un'immagine molto bella della Madonna che sta nell'altra cappella. Questo è un regalo suo. E fra l'altro vi anticipo che quando parlavo con lui, appunto nelle nostre chiacchierate di fine pomeriggio, molte volte quello che facevo due cose. Una cosa, ascoltarlo, perché è chiaro che avevo una ricchezza di pensiero, un amore di Dio e un bisogno di parlare di Dio, di confidarsi, e diceva cose bellissime, per cui io mi trovavo nella posizione ad un certo momento di dover parlare, no? Dovevo parlare io, e la furbizia mi portava a captare le cose che mi aveva detto. Le risistemiavo in modo originale e gliele proponevo come propositi da fare. L'altra cosa che facevo è portargli buone notizie. E molte delle buone notizie le pescavo qua. Quindi quando c'era un episodio simpatico dei ragazzini, seguo molto i genitori, racconti belli di genitori, io glieli portavo perché ne aveva bisogno. Gli arrivavano cose abbastanza tristi e comunque mi pare che siamo andati di palo in frasca, eh? Siamo partiti dalla mamma. No, non è vero. Tutto serve per capire la figura di quest'uomo di Dio che viveva una dimensione da un certo punto di vista doppia, la sua vita spirituale, interiore, e la vita di tutti i giorni, aperta a tutti, aperta agli altri, aperta ai bisogni. Ma vorrei tornare con lei al libro.
Perché una delle prime domande che viene da porre, lei all'inizio ci diceva, è la storia di Don Ferdinando Rancan. Quindi è un'autobiografia? È un'espressione, non esatta. Sono racconti autobiografici che scrive Don Ferdinando. Io ho ricevuto come in eredità questo racconto che lui non voleva venisse pubblicato in vita, perché ha carattere molto personale e perché c'erano dei passaggi che potevano essere oggetto di giudizio negativo. E ve lo racconto subito, il passaggio critico. Quindi un racconto autobiografico, perché non copre tutta la sua vita. Termina nel 1980. Lui morirà nel 2017, quindi sono più di 30 anni di vita ancora. E... già. Allora, però non lo continua. C'è una ragione per terminarlo lì e non lo continua nonostante le richieste che gli sono state fatte. Perché non l'ha continuato, Don Errani? Perché non aveva senso continuarlo per la ragione che vi dico subito. Questo lasso di tempo è significativo, è molto significativo, perché raccoglie non solo la storia sua personale fino ad un certo momento, ma quello che era la storia di Dio con lui. Era molto giovane, era un ragazzo brillante, un ragazzo molto colto, interessato a tutto, leggeva di tutto, molta poesia anche, ed era molto aggiornato, conosceva gli autori inglesi in modo particolare. Che cosa succede un giorno? Si festeggia il vescovo, sono i 25esimo dell'episcopato e i ragazzi preparano un piccolo show, come un po' consuetudine, i ragazzi del seminario. E lui cura la parte letteraria e siccome già scriveva poesia e della buona, e ne abbiamo pubblicato una alla fine. Compone dei versi per il vescovo. Compone versi per il vescovo, tre composizioni che lasciano perplesso il vescovo. Ma così perplesso da dire questo non lo ordino sacerdote. Ma non perché forse la poesia era un po' raffinata, ma gli è sembrato un ragazzo contorto, pessimista, forse esistenzialista, dice no, io uno così non lo voglio sacerdote. Quindi immediatamente glielo dice e gli dice anche devi lasciare il seminario. Questo è uno shock che credo possiamo immaginare facilmente tutti. È stato un momento molto molto duro, però anticipo, lo dice, non ha mai provato risentimento per il vescovo, anche se ha sofferto tantissimo, perché da subito ha cominciato a pensare qui c'è di mezzo in qualche modo Dio. Vediamo un pochettino che cosa succederà. Per fortuna il suo rettore lo conosceva bene, l'ha difeso, non c'è stato però niente da fare e gli ha detto guarda Ferdinando, adesso lascia Verona, allontanati, però buttati a studiare e prendi la maturità. Eppure dopo aver fatto la maturità lui per Don Rancan inizia il periodo romano. Infatti. È un periodo particolare per molto la sua storia. Con una sorpresa, non l'avrebbe immaginato. È sempre il suo rettore o vicerettore, perché hanno interagito in due. Gli dice, senti, adesso va a Roma, ti prendi la laurea in scienze naturali, poi torni, è passato tempo e vedrai che insegnerai in seminario. Lui va a Roma, fra l'altro c'è la scoperta, racconta molto bene. Io penso che da un punto di vista letterario sia un testo eccellente.
Poi c'è questa vena autoironica che ha sempre avuto Don Ferdinando e che fa sorridere leggendo le sue esattamente, righe. Esattamente, anche è una storia tragica per tanti aspetti, però effettivamente è così, come dice. Va a Roma, la scoperta di Roma, la tentazione è di entrare nei particolari, no? Perché è bellissima la scoperta di Roma, però Roma diventa importante per la sua vita perché conosce l'Opus Dei. La conosce attraverso un amico che ha conosciuto alcuni sacerdoti dell'Opus Dei e lo invita a frequentarlo. Siccome questo amico non gli era molto simpatico, resiste, dice, ma no, io non ci vado con quello lì. Poi alla fine cede, dice, vabbè dai, così almeno termina la storia. Ci va, però non è che... Sì, un ambiente buono, però non gli rimane particolarmente impresso. Ma che cosa succede dopo? Forse non ho calcolato bene, ma diciamo nel 50 è già a Roma, nel 53 viene ordinato sacerdote, e diciamo forse nel 51, ecco, ha questo contatto, quindi conosce Opus Dei in modo molto superficiale. Ma la sorpresa è quando lui, che ha un direttore spirituale, un buonissimo sacerdote, un religioso, un gesuita, comincia a raccontargli del suo desiderio di dare di più al Signore. E pensa ad un ordine monastico, pensa di diventare... Benedettino. Benedettino, diventare benedettino. E lo confida a questo padre Mendizabal. Glielo confida pensando che avrebbe avuto una risposta soddisfatta, di persona contenta, felice. Invece no, dice, guardi, ma di questo parleremo un'altra volta. Per ben tre volte succede questa cosa. Per ben tre volte succede, quando quasi stavo uscendo, deluso, questo non dà importanza al mio sogno, sta uscendo e dice, ma sa, fra l'altro ho conosciuto quelli dell'Opus Dei. Quello rimane fermo e dice, quello è per lei. Vada subito e non perda tempo. E questo apre un problema di cui forse potremmo anche parlare, no? Ma perché è successo questo? Questo è un quesito del libro. Come mai gli è venuto in mente di indicargli l'Opus Dei come soluzione per una persona che vuole dare di più al Signore? Ma che cosa ha cambiato lei che l'ha conosciuto e lei che ha curato il suo libro? Che cosa ha cambiato? Che cosa cambiava diventare sacerdote? Perché poi Don Ferdinando diventa sacerdote proprio dallo stesso vescovo, viene ordinato dallo stesso vescovo che la prima volta aveva detto no. Che cosa cambia nella vita di Don Ferdinando aderire o comunque seguire l'Opus Dei? Sì, certo, interessante. Comunque approfitto per dire ad onore del vescovo che si è corretto, anche perché Don Ferdinando, che era molto intelligente e anche molto furbo, quando tornava da Roma a Verona lo andava a trovare. I primi incontri caratterizzati dalla freddezza, poi pian piano è rimasto convinto. Tanto è vero che quando Ferdinando quel giorno gli dice, bene eccellenza, allora torno a Roma, vorrei fare una tesi sperimentale, il vescovo ha detto, no, tu torni a Verona, e ha capito che ormai la strada del sacerdozio era aperta. Che cosa aggiungeva l'incontro con l'Opus Dei ad un sacerdote che aveva questa ansia santa di essere santo? Per certi versi potremmo dire niente, se non che c'è una parola, che è la parola santità, che nel pensiero dell'Opus Dei, nel pensiero di San José María, ma poi anche nel pensiero del Vaticano II, la parola santità è una parola che si applica ad ogni cristiano in qualsiasi situazione di vita si possa trovare. Tutti possiamo
diventare santi, anzi contemplativi nel mondo, secondo un'espressione che ha ascoltato da San José María. Il tempo sta correndo, ma mi preme chiedere a Don Ermanno una cosa che lascia un po' senza parole, che può creare dell'inquietudine, e mi interessa che il curatore la risolva. C'è una parte dove si parla di dolore, di sofferenza. Allora, Don Rancan l'ha conosciuta direttamente sia a livello di interiore come pure proprio fisico, di salute. Ma c'è un passo che dice che l'amore si conosce attraverso il dolore. Grande verità. Ma sembra quasi il procurarsi il dolore per diventare santo. Non è così. Certamente no. Certamente c'è un episodio. Lei, se permette, glielo devo sunteggiare almeno. Ed è, pensate un po', questo racconto suo è degli anni del seminario. Quindi un ragazzo che parla così è un ragazzo che deve arrivare al sacerdozio, solo che il vescovo non lo sapeva. Sapeva solo la poesia. Che cosa succede? Esce una sera dallo studio per recarmi in cappella, entrato nel corridoio completamente al buio, fui attratto da un tenue chiarore che illuminava un'immagine collocata sopra la porta. Era l'immagine di Gesù che teneva in mano, nell'atteggiamento di offrirlo, il suo cuore ferito e sanguinante. Salto un po' per dire quel tenue chiarore sul volto luminoso di Gesù, che accennava ad un sorriso delicato e insieme severo, mi lasciò profondamente turbato e mi parve di intuire che senza dolore è difficile capire l'amore. Così mi sentii spinto a chiedere con insistenza al Signore di soffrire molto per poter vivere più profondamente l'intimità con Lui. Forse fu presunzione, forse superficialità o incoscienza, ma credo che il Signore abbia accolto almeno in parte la mia preghiera, perché nella mia vita non ho mai saputo cosa fosse il benessere fisico. Questo è Lui, ed è una frase indubbiamente molto importante, però giustamente lei dice: vien prima il dolore o vien prima l'amore? Vien prima l'amore. Don Ferdinando passa attraverso il dolore per arrivare all'amore. Un'ultimissima domanda, Don Ermanno, è questa. Chi deve leggere questo libro? Guardi, io ho dei riscontri. C'ho il riscontro di un sacerdote che non nomino e che dice: lo sto divorando, un libro bellissimo. Però ci sono le persone più normali, per carità, no? Che dicono che è bellissimo. È un libro per tutti comunque, non è un libro per sacerdoti, non è un libro clericale, è un libro... È un libro avventuroso, pieno di fatti sorprendenti, è divertente, ma è un libro che racconta la storia interiore di un uomo che attraverso le difficoltà non rimane mai disorientato, non perde l'equilibrio, perché vede che c'è un filo rosso che raccoglie tutta la sua vita ed è il filo rosso del disegno di Dio su di lui. La lasciamo tornare al suo lavoro. Grazie mille per aver puntualizzato con noi, per averci raccontato il bello di questo libro, che però assolutamente bisogna andarlo a leggere, perché è il tono di Don Ferdinando Rancan, sono le sue parole. Sembra, leggendolo, che te le racconti lui, per chi l'ha conosciuto. Grazie Don Ermanno, grazie davvero per il suo tempo e per il suo racconto. Grazie a voi. E buon proseguimento con i programmi di Telepace. A presto.